La Regione ha stanziato 1 milione di euro per finanziare progetti delle scuole finalizzati all'integrazione dei ragazzi disabili. Come spiegato dalla vicepresidente Stella Targetti con la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Angela Palamone e il consigliere per i diritti dei disabili Massimo Toschi, nelle scuole toscane ci sono attualmente 10.202 bambini con certificazione di disabilità, 300 in più rispetto allo scorso anno scolastico, ma il numero di insegnanti di sostegno è rimasto invariato, 4.690. Una situazione che rende sempre più difficile portare avanti quelle attività di supporto che consentono ai bambini portatori di handicap e ai loro compagni di classe di ricevere un'esperienza educativa ottimale. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo deciso di spenderci al fianco dell'Ufficio Scolastico Regionale per un progetto che a mio avviso ha delle caratteristiche non solo di cercare di andare a garantire un diritto, ma anche cercare di migliorare la cultura dell'integrazione scolastica nella nostra scuola, affermando il principio che questa deve essere una sfida della classe intera e non semplicemente un problema di insegnanti di sostegno. Entro pochi giorni l'Ufficio Scolastico Regionale manderà l'avviso pubblico per accedere ai finanziamenti e le scuole avranno poche settimane di tempo per avanzare le loro proposte, ore di sostegno in deroga, progetti di formazione e laboratori. Chiederemo uno sforzo enorme alle scuole di riuscire a presentarci l'avviso concreto uscirà entro fine novembre, quindi ora, e di presentarci in pochissimo tempo questi progetti e impegnarsi a questo percorso con noi.